Sì, fare un punto a Cesena contro una squadra in grande condizione, una squadra forte, e farlo dopo che magari per la prima parte ci siamo battuti bene, ecco, c'è stato molto equilibrio fino all'espulsione, poi è chiaro, abbiamo sofferto un po' anche se abbiamo preso gol su calcio piazzato e lì non siamo stati molto attenti sicuramente. Poi abbiamo cercato fino alla fine, giocando con tre attaccanti più Ragusa Mediano, abbiamo rischiato il tutto per tutto, siamo stati questa volta girato qualcosa verso la nostra parte, quindi può essere di buon auspicio. Poi, ripeto, abbiamo gestito il finale, il recupero, 6-7 minuti con molta personalità e questo mi fa piacere perché la squadra non molla, la squadra ha voglia di cominciare a correre, ecco. Anche se ogni partita abbiamo qualche problema, non è facile quando rientrano giocatori da qualche periodo di inattività trovare subito il ritmo. Fino a stamattina abbiamo avuto anche la defezione di Pellizzole e magari domenica rischiamo di trovarci con un solo portiere, no? Con l'espulsione e la squalifica di Pigliacelli. Speriamo che Pellizzole stia bene, domani ha il controllo e quindi diciamo che anche questo è un problema. Ecco, mister, risposte importanti soprattutto dai giovani, no? Questo è il lato positivo. Sono entrati subito in partita, li abbiamo buttati dentro quando, insomma, abbiamo rischiato perché giocare con tre attaccanti più Ragusa in mezzo, a quel punto c'era poco da difendere, quindi ci è andata bene, ecco. Sono contento perché soprattutto a parte Politano che sappiamo che ormai si sta inserendo bene dall'inizio con noi, soprattutto per Padovan che si è allenato poco con noi e addirittura ieri ha saltato in pratica l'allenamento perché ha preso una botta sulla schiena e l'ok l'abbiamo avuto stamattina che poteva essere disponibile. Se in quei pochi minuti che ha fatto, coperto bene palla anche nell'azione del gol che ha mandato sull'esterno Politano, insomma si è ben comportato anche se per pochi minuti. Spero che trovi anche lui un po' di condizione che ci può essere certamente utile. L'ultima passata alla Buriana, secondo lei, anche da questo risultato positivo si può invertire questo trend negativo? Ha girato qualcosa dalla nostra parte perché, ripeto, noi non è che in questo periodo non siamo stati neanche fortunati al di là dei nostri errori e la nostra condizione attuale perché, ripeto, quando c'è in ogni partita cambi formazione, non hai continuità e giocatori che entrano, che escono e quindi non si riesce mai a mettere in campo una formazione al massimo della condizione fisica, non è facile. Però siccome tutti quelli che sono stati utilizzati, tutti quelli che stanno recuperando fanno il massimo, noi speriamo di essere al top prima possibile, di recuperarli tutti e così possiamo esprimerci come abbiamo dimostrato di saper fare.